abbiamo? Innanzitutto la soddisfazione che finalmente Sanremo ha di nuovo una sede di Forza Italia. Erano tanti anni che mancava ed era giusto che per Sanremo, per la città più grande della provincia di Imperia, per una delle città più importanti della Liguria, ci fosse la sede di Forza Italia. È con grande soddisfazione, ma non perché dobbiamo fare la gara con le altre province, anzi noi speriamo che altre sedi di Forza Italia nascano nelle altre città, ma in questo momento in Liguria vi sono due sedi ufficiali di partito, entrambe sono in provincia di Imperia, sono una Sanremo e una di Imperia. Questa è una dimostrazione di quanto tra mille difficoltà comunque in questo territorio ci sia l'attaccamento a quelli che sono i valori, a quella che è la storia del centrodestra e di Forza Italia, nonostante le difficoltà, nonostante anche gli errori commessi, nonostante anche situazioni che hanno creato la vita difficile e le abbiamo viste anche purtroppo qui a Sanremo nelle recenti elezioni amministrative. Però bisogna avere entusiasmo, bisogna avere coraggio, lo diceva prima benissimo l'ingegnere Rolando, che al quale va il mio in bocca al lupo, perché è stata una scelta anche molto sofferta quella, vi ricordate, dell'individuazione di un commissario nuovo cittadino a Sanremo, ce n'era l'esigenza e credo che la scelta ricaduta su Gianni, e lo dimostra anche questa serata, sia stata la scelta più opportuna e che stia dando i suoi risultati, come il lavoro che ha creato con tanti collaboratori, con i bravissimi quattro consiglieri comunali che stanno facendo una parte sicuramente importante per la città di Sanremo. Le sedi devono essere aperte, devono essere momento di avvicinamento alla gente, le sedi non devono essere l'ufficio di qualcuno, le sedi sono l'ufficio di tutti, le sedi sono il luogo dei simpatizzanti azzurri, degli iscritti azzurri, di chi vuole crescere in Forza Italia, ma soprattutto le sedi devono essere di tutti e bisogna aprirle a tutti, anche per quelli che magari sono più bravi di noi e possono venire in sede e un giorno diventare nostri competitor in qualche elezione e magari essere più bravi di noi. Bisogna avere il coraggio di aprirsi e le sedi nascono per quello, non solo per mettere una bandiera, ma per diventare veramente un punto di aggregazione, di confronto con le persone, con i sostenitori, anche con quelli che magari non sono vicini a Forza Italia o magari lo erano, ma per qualche ragione, alle volte anche comprensibile, si sono momentaneamente allontanati, ma li dobbiamo riportare e spiegare i motivi per i quali è giusto stare da questa parte e dall'altra parte, nonostante gli spot, gli slogan, tutto quello che ogni tanto leggiamo sui giornali o sentiamo in televisioni, ci sono solamente delle azioni politiche che danneggiano i cittadini. L'ultima è l'IMU sui terreni agricoli, avete letto, no? Il decreto legge che poi dopo pochi giorni è stato immediatamente ritirato, quindi fanno i provvedimenti, poi li ritirano. Burlando in tutta questa situazione è sempre silente e per me chi sta in silenzio diventa complice e quindi è giusto che finisca il corso di questi 10 anni di amministrazione di sinistra e si possa rilanciare da Genova, dalla Liguria, una nuova amministrazione di centrodestra. Quindi bisogna avere coraggio, bisogna avere entusiasmo, non bisogna avere quel timore solo perché in questo momento sicuramente il nostro partito è in difficoltà rispetto ad altri partiti, c'è una crisi della politica, cerchiamo di recuperarla, cerchiamo di recuperare con l'entusiasmo, con la voglia di stare insieme, meno voglia di litigare, meno voglia di bisticciare o di fare guerre che poi non portano alla fine nessun vincitore ma solo tanti sconfitti, stiamo insieme, crediamo in noi stessi, facciamo squadra e ritorniamo ad essere quello che eravamo una volta e soprattutto ricordiamoci che Sanremo è sempre stato il perno del centrodestra in Liguria con risultati eccezionali e ricordo anche molto volentieri l'amico Lino Bottini che portava in questa situazione. Quindi crediamoci, la ruota gira, è andata male per un po', finalmente riandrà bene. Grazie e complimenti a tutti.